In Italia parliamo spesso, anche a sproposito, di caste. Quella delle forze armate, secondo me, è una delle caste più organizzate e più potenti, ma anche più invisibili, nel senso che spesso i militari, poliziotti, carabinieri, hanno privilegi che sfuggono alla maggior parte che sfuggono all'opinione pubblica, a differenza di altre categorie. E il portato, diciamo, di questo essere casta è una spesa eccessiva rispetto a quella che dovrebbe essere salutare e fisiologica. Oggi per le forze armate, per gli stipendi delle forze armate si spende oltre il 70%, quasi il 75% del bilancio della difesa. Gli esperti internazionali parlano di un equilibrio attorno al 50% della spesa per il personale. Noi siamo completamente fuori. Questo è il portato di una tradizione delle forze armate italiane che, diciamo così, forze armate di guarnigione, di gente che per anni non ha fatto nulla se non presidiare il confine est di nord-est in attesa dell'invasione russa, una specie di fortezza Bastiani, dove a quel punto l'unica cosa importante era quella di parlare e di difendere le proprie retribuzioni e i propri privilegi. Io non voglio negare che le forze armate, le forze di polizia facciano anche un lavoro a volte impegnativo, a volte poco visibile, però questo non vuol dire che ci debbano essere privilegi assurdi. Voglio dire, quando pensiamo che la massa che pro capite la spesa per il personale militare è equivalente e vicina a quella del personale dell'università, dove abbiamo livelli, diciamo così, di preparazione, di formazione molto molto diversi, ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non funziona. Anni fa mi ricordo di aver letto, ma non ricordo chi lo scrisse, povero quel paese che paga i propri poliziotti più dei propri professori. Ora noi siamo in questa situazione, una situazione che non accenna a cambiare, anche perché ultimamente, anzi in questi giorni, il governo ha approvato un decreto legislativo che aumenta le retribuzioni delle forze armate e delle forze di polizia con una spesa annua che aumenterà di circa un miliardo l'anno, di circa un miliardo. Quest'anno 800 milioni, il prossimo 1,2 miliardi. Cioè, vuol dire, il trend, anziché cambiare, sta ulteriormente affermandosi nel senso negativo. Le troppe spese per il personale vuol dire poche spese per l'operatività, vuol dire poche spese per gli equipaggiamenti, poche spese per poter tenere la gente per le strade, in operazioni, che vuol dire che tanto l'efficienza complessiva delle forze armate è ridotta. La politica dovrebbe avere il coraggio di intervenire con decisione su questo aspetto.